Ciao ragazze, ciao ragazzi. Questo video è in collaborazione con due mie splendide amiche. Vi mando un bacio enorme, un bacio ragazze. E sono Michela del canale Michela P e Mary del canale Makeup per Passione Chanel. Ragazze, io voglio sapere il sentimento che provo per voi, quindi vi voglio tanto bene. E insieme abbiamo ovviamente organizzato il video dei prodotti finiti del mese, quindi comode e che sono veramente un po'. Allora, il primo prodotto che vi vado a mostrare è un colluttorio, questo qua della Defend Active. Ed è un colluttore ovviamente a base di erbe, molto fresco, si sente la freschezza del mentolo e quindi questo qua è uno dei tanti che si trovano in commercio. Ci siamo trovati bene, quindi ogni tanto ci piace anche cambiare. Un altro invece, sempre per quanto riguarda il colluttore, il nostro famoso colluttore Z. Questo è il solito che noi acquistiamo sempre, non mi dilungo più di tanto perché già ve ne ho parlato in tanti altri video di prodotti finiti e continuiamo a ricomprarlo e ci troviamo sempre bene. Un altro prodotto che abbiamo finito è questo sapone liquido alla lavanda della Melix, questo qua. È un sapone classico per le mani, l'abbiamo provato, ci è piaciuto, è molto delicato ed è neutro, è un 1000 ml, questo qui vedete è acqua e praticamente sono quei classici saponi liquidi per le mani che trovate un po' dappertutto a costo veramente bassissimo. Poi un altro sapone liquido è questo della Hydra Derma al muschio bianco. Questo è stato veramente buonissimo, un odore veramente molto delicato, sia per quanto riguarda la profumazione ma anche per quanto riguarda sulle mani. È testato dermatologicamente. È durato anche abbastanza. Questo diciamo è tra acqua e quello che ovviamente rimane sempre un po' sotto a tutto e ci è piaciuto. Un ultra delicato intimo della Venus, questo qui era la prima volta che lo compravamo. È all'estratto di malva, è un 200 ml. Devo dire che è molto delicato e la profumazione è piaciuta tantissimo e penso proprio che lo riacquisterò, anche perché il prezzo era abbastanza abbordabile. Un altro, sempre per quanto riguarda l'intimo, questo della Neutromed, questo qui. Questo è diciamo Dermo Defense, delicatezza. Questo qui rispetto all'altro, rispetto agli altri che normalmente utilizzo, non mi è piaciuto. Questo è troppo liquido, sembra proprio acqua, sarà anche neutro, ma sinceramente sembrava proprio che non lo usassi. Non mi piace, non lo ricomprerò, no. Un altro detergente intimo, questo è il mio preferito, quello del Carrefour che si trova all'interno del Carrefour, costa poco ed è davvero davvero uno dei pochissimi che veramente mi piace, lo ricompro ogni qualvolta. Infatti se mi seguite sui vari canali, se mi seguite sui vari video che faccio dei prodotti finiti, questo almeno uno o due li trovate sempre. Un altro prodotto è un bagnoschiuma della Pino Silvestre, eccolo qua. Questo è all'olio di mandorla, fatto così. È
un bagno schiuma da 500 ml, mi è piaciuto tantissimo, la profumazione è molto persistente, molto delicato, infatti abbiamo anche comprato sempre di questa marca della Pino Silvestre, però di un'altra fragranza, e ci stiamo anche con quello trovando bene, e davvero ottimo prodotto. E il prezzo è sempre abbordabile, visto che comunque sono prodotti che si trovano facilmente nei supermercati. Una crema corpo Sensual Body di Umika. Praticamente questa era di una collaborazione che ho fatto tramite Instagram un po' di tempo fa. Mi è piaciuto la crema, diciamo come corposità lasciava la pelle abbastanza nutrita, morbida e anche un bel po' di profumo, che non guastava. Quindi per me è stato un ottimo prodotto. Crema solare. Questa qui è della Kiko, finita. Questa era da 50 ml ed era appunto una crema solare. Mi sono trovata bene, non l'ho ricomprata perché ho i prodotti bio da usare quest'anno e quindi questa l'ho fatta finire praticamente. L'avevo in borsa già da un po' di tempo, però ogni volta che facevo il video dei finiti, questo me lo dimenticavo sempre, però ve lo faccio vedere ora, visto che siamo comunque in estate, ve lo consiglio. Non ha scottato né mio figlio, che ha una pelle davvero bianca, e né tantomeno mio marito, perché anche lui è un po' come noi. Quindi i prodotti questi qua solari della Kiko sono ottimi. Continuando, passiamo ai capelli. Ho finito questo shampoo della Riva Rocher purificante, questo qua, e ovviamente non è uno shampoo bio, però l'inci è abbastanza buono. Ve lo faccio vedere, magari vi fate un fermo immagine. Eccolo qua. Allora, questo è per i capelli grassi, lava abbastanza bene, ovviamente dovete fare attenzione a quanto prodotto mettete, perché come tutti i capelli, come tutti gli shampoo per capelli grassi, se non mettete la giusta quantità, soprattutto se lo andate a miscelare con l'acqua, rischiate di non lavare bene il capello, soprattutto se utilizzate come me impacchi con oli, quindi bisogna fare comunque attenzione su questa cosa. Per quanto riguarda lo shampoo in sé per sé, mi è piaciuto tanto, sia per quanto riguarda la profumazione, sia per quanto riguarda come lavava il capello. Ha una profumazione di erbe abbastanza buono, fa schiuma ma non eccessivamente. E ovviamente dipende sempre dalla quantità, ripeto, dallo shampoo che mettete, e nulla. Se vi va di provarlo, io questo ve lo consiglio. Un altro shampoo che mi è piaciuto e ve l'ho fatto vedere anche nei video dei preferiti bio è questo qua della Schultz, che ed è praticamente uno shampoo bio con un camomilla bio al 100%. Qua dice che è per capelli chiari, però sinceramente non so se per chi ha capelli scuri vada bene, ma io lo prediligo visto che ho i capelli biondi. E mi piace sia per quanto riguarda l'inci, sia per quanto riguarda la profumazione, che si sente tantissimo la camomilla anche dopo averli asciugati. Lava bene e ne passa davvero poco perché è abbastanza concentrato. L'importante è non, come dico sempre, di non eccedere con questo shampoo. Passiamo al trucco e strucco. Per quanto riguarda i prodotti che ho utilizzato per struccarmi, sono questa acqua micellare della Garnier tutto in uno, e quindi occhi, viso e labbra. Mi piace tantissimo. Questo è quello grande da 400 ml, quindi è un maxi formato, non brucia gli occhi, è molto delicato, strucca bene,
Non mi ha dato nessun tipo di problematica né sugli occhi né per quanto riguarda il viso. È molto delicato, quindi questo è uno di quei prodotti che compro. Diciamo che non è che lo ricompro spesso perché poi mi piace comunque cambiare, però se ovviamente non trovo qualcosa ancora più di qualità, compro questo e vado sul sicuro. Un'altra cosa che ho finito per struccare, che io comunque metto in combo quando mi strucco la sera, sono le salviette, queste qua della Wycon, che ho già ricomprato, già sto riutilizzando ovviamente. Sono le salviettine struccanti della Wycon da 70, se non erro, 72 salviettine. Mi piace tantissimo il fatto che ha l'apri e chiudi e rimangono le salviettine umidificate dalla prima fino all'ultima. Mi sono piaciute tantissimo, mi piacciono tantissimo, le ricompro ogni qualvolta che anche queste quando le finisco. Infatti le ho già ricomprate e già le sto riutilizzando. Ovviamente non possono mancare i dischetti. Questi qua sono della Isere da 120. Questo qua. Poi ho dimenticato di farvi vedere un altro prodotto per quanto riguarda il body care, ovvero il deodorante. Questo della Nivea, il solito che io acquisto ogni qualvolta che mi finisce, mi trovo bene, ha un'ottima profumazione, è molto delicato, ha comunque la sua pallina roll-on, dura tantissimo, è fresco, rimane veramente persistente per tanto tempo, insomma. Mi piace tantissimo, c'è scritto 48 ore e sono 48 ore. Siamo al make-up. Make-up ho finito, due matite per le sopracciglia, queste qua della Kiko, quelle che io utilizzo sempre, sono quelle con la lamina sottile, mi trovo benissimo, l'ho già anche ricomprata, mi sta anche già rifinendo, insomma. Compro sempre la stessa perché mi ci trovo benissimo e soprattutto quando mette Kiko gli sconti su queste matite faccio sempre scorta. Quindi se anche voi siete in cerca di una matita per le sopracciglia che potrebbe fare a casa vostro, io vi consiglio di provare questa. Un altro prodotto che ho finito, ma cestino, anche se c'è comunque un po' di prodotto, è questo della Catrice, che è la palette dei correttori colorata. Come vedete, vabbè, io ci ho messo l'elastico perché mi si è rotto anche il packaging nel frattempo che la utilizzavo. L'unico colore che mi è rimasto appunto è un rosa molto morto, cioè è proprio che non sa né di carne né di pesce. Non so veramente come utilizzarlo perché è davvero troppo troppo chiaro, mentre gli altri li ho utilizzati tutti, il verde, l'arancio, il beige, insomma questa qua, che però ora penso che l'avranno fatta con un altro packaging perché questa è abbastanza vecchia come packaging, però il prodotto è stato buono. Poi ho finito un prodotto che mi è piaciuto veramente tantissimo e mi è dispiaciuto tantissimo che mi è finito ed è il mio primo prodottino di make-up che finisco della MAC, ovvero la cipria. Non c'è niente più. Vi faccio vedere un attimino. Prep Prime, praticamente quella trasparente ed è il mio primo prodottino della MAC che ho finito. Mi piace tantissimo, ovviamente questo ora non lo butto perché come voi sapete con 6 prodotti finiti o comunque quasi che stanno per finire avete diritto di ricevere un rossetto a vostra scelta, quindi io questo per il momento lo conservo. Infine vi faccio vedere una lima per le unghie, questa è quella della Elite
della Elite 99, la devo cestinare perché è veramente usatissima. E poi infine questo campioncino di una crema di Estée Lauder, questa qua, niente di che, una crema semplicissima per le mani e giusto per provarla. Ma essendo così un campioncino così microscopico è difficile dare un parere, però diciamo che bisognerebbe che le profumerie diano qualche campione in più per dare una giusta valutazione di un prodotto, altrimenti è come se non si provassero i prodotti. E con questo è tutto, ragazze. Io spero di esservi stata d'aiuto. Ringrazio le mie amiche Michela e Mary. Un bacio, ragazze. Giù nell'info box ovviamente vi metto i link diretti ai loro canali. Mi raccomando, andate a vedere loro che cosa hanno finito. Spolliciate in su per me per questo video. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritte per non perdervi gli altri video. E condividete il video. Io vi metto giù nell'info box anche tutti gli altri miei social, qualora voi vogliate seguirmi anche lì, come Instagram, che sono molto molto attiva, Facebook, Twitter e ovviamente i blog. E nulla, noi se volete ci vediamo al prossimo video. Un bacio. Ciao ragazze!